arrivati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che nella suggestiva cornice di Villa Ancilotto a Crocetta del Montello, il comune di Crocetta del Montello e l'associazione Art Dolomites APS organizzano fino al 9 gennaio la seconda parte della trilogia espositiva dal titolo La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto 1940-1970 da Musica, De Luigi e Tancredi. Oltre 80 opere di artisti veneti come Vedova, Guidi, San Tommaso, Pizzinato, gli Spazialisti e il Gruppo N saranno visitabili al pubblico nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19 e sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Info e prenotazioni sul sito www.artdolomites.it oppure scrivendo a prenotazioni@artdolomites.it. Nel 1908 nacque il fumetto italiano. Nell'Italia di re Vittorio Emanuele III e del terzo governo Giolitti apparve in edicola il Corriere dei Piccoli, supplemento settimanale illustrato del Corriere della Sera. Questa data venne considerata in seguito come l'inizio del fumetto italiano. In sostanza vennero introdotti in un contesto italiano i personaggi dei fumetti americani. Il successo del primo numero fu straordinario, al punto che venne stampato in 80.000 copie e ciò lo rese subito un riferimento per bambini e adolescenti dell'epoca. Alcuni pensano che tenere duro renda forti, ma a volte è lasciarsi andare che lo fa. Con la curiosità del territorio oggi andiamo a Conegliano, a Villa Gera, dove la storia ha portato alla luce un originale biglietto autografo che racconta un appassionato Giuseppe Garibaldi di passaggio proprio a Conegliano. Il 5 marzo 1867, dopo aver pronunciato un famoso discorso dal balcone di Palazzo Gera in centro città, percorse poi la strada comunale per raggiungere Villa Gera, dove soggiornò. Al portale originale, con cancello in ferro in stile egizio, i cui battenti sono ornati dalle sagome di un cane e di una leonessa, è stato poi aggiunto un arco trionfale eretto proprio in onore di Garibaldi. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.